È uscito un nuovo drop di Twitch. Basta aspettare 20 minuti in live con qualcuno che sta giocando al gioco, ovviamente che supporta appunto il drop di Twitch, e ottenete questa nuova arma. Fantastico! Due gigantoni in una zona così stretta. Ecco fatto. Ma porca miseria, ma quanti sono? Porca miseria. E c'è anche il tizio esplosivo. Ecco fatto. Ma porca puttana ancora. Mamma mia che epopea per riuscire a tornare qua, Che tra l'altro sono praticamente andato tra una missione e l'altra a farmi qualche missioncina extra che mi era rimasta, e ho ottenuto uno stile selvaggio, che è questa bella ascia antincendio bella infuocata, molto più veloce di quella del macellaio. Forse vuoi che sono io che uso veramente una marea di armi veramente eccessiva, però servirebbe davvero molto più inventario secondo me in questo gioco. Più che altro ho paura di ottenere un'arma leggendaria e non poterla prendere, che va bene, sì, mi riappare qua nel ripostiglio, ma metti che succede qualche minchiata e la perdiamo, tu puoi essere sicuro al 100% che la trovi? Comunque la nuova arma del Twitch drop si ottiene sempre qui al Serling Hotel, si chiama Vita a Metà, è un piede di porco. Non è male come arma d'impatto, non ha nulla di speciale come arma, come d'altronde anche altre armi dell'appunto Twitch Drop, però comunque come arma d'impatto non è male. Ovviamente la prima volta che la ottenete è gratis, io l'ho già potenziata in modo tale da renderla abbastanza utile. Appena vediamo che si rende meno pratica, diciamo che questo e questo sono le due armi che già possiamo decidere di togliere. E anzi, se vogliamo fare anche pignoli, anche il drago di Giada, quasi quasi. Che tra l'altro devo prendere la modifica di fuoco di terzo livello. E prima di tornare al DLC vorrei cambiare un po' le nostre abilità. Più che altro ero interessato a vedere l'autofagia, se ci conviene andare sul terzo livello addirittura, perché uccidere gli zombie ci aumenta la salute e i danni. Però non rigeneriamo la salute e ne otteniamo molta di meno dalle cure. Non lo so, potrebbe essere pratico, sarebbe da provare. Certo, abbiamo anche roba del genere, che comunque, capiamoci. Sono indeciso fra queste due, se continuare a colpire gli zombie per aumentare la furia, oppure se mutilarli e aumentare già la nostra autofagia a questo punto. Poi mettiamo questo qui che ci fa recuperare salute con l'attacco in scatto. Mutila gli zombie per aumentare ancora la velocità, direi che ora diventa molto utile. E abbiamo ottenuto anche una nuova carta, cannone di vetro, il glass cannon. Mutilare gli zombie ovviamente per aumentare la nostra salute ci è utile, e esplosione può essere utile. D'accordo, credo che la nostra build per ora possa girare così. Dipende anche quanto ci curino gli oggetti di cura e quanto recuperiamo quando colpiamo i nostri nemici. Questo però mi fa pensare ovviamente che abbiamo bisogno di molte armi che possano mutilare, ma d'altro canto abbiamo anche bisogno di armi, per esempio contro il macellaio, quello lì tutto spinoso, non possiamo usare le armi da taglio perché lui non gliene frega niente, dobbiamo usare armi da impatto, quindi comunque dobbiamo tenerne un po', però ci rende meno pratica roba del genere. Vediamo quanto può rendersi utile. Torniamo nel DLC. Smoothie di carne si trova qui, nella zona VIP, il che vuol dire che dobbiamo entrare da questa parte. Qua c'è una zona tutta cancellata, oppure possiamo entrare da qui. Va bene, noi entriamo allora subito sulla nostra sinistra. Ecco, guarda, parli del diavolo, porca miseria. I've got to trust her to find this eco village. Ecco qua, scusami. Furia pronta. Ma levati. Scusatemi, ho utilizzato subito la furia. Ma almeno, cavolo, ci siamo liberati subito di sti stronzi. Tanto a questo punto ormai la furia, mamma mia che manata, è una roba di un facile da recuperare adesso per noi. Cosa ci abbiamo qui? Cos'è quella roba? Mamma mia, cos'è? Un vespaio. Nuovo oggetto da lancio. Scusami, Eri in mezzo alle scatole. Scusa un attimo il vespaio, fammelo vedere.
Scatena l'alveare, questa granata infestata da insetti rilancia sciami che individuano e attaccano gli zombie infliggendo danni nel tempo. Sai che quasi quasi è anche meglio di questa? Tanto quella è una cantante, giusto? Proviamo. Vediamo quanto danno nel tempo. Beh, sai che non è male? Se a me non mi toccano. Madonna mia, quanto danno nel tempo. Fantastiche. Le adoro ste api. Certo, probabilmente ha veramente un range di ricarica molto alto. Madonna mia, proprio li vanno a inseguire i nemici questi. Dov'è? Sì, arrivo. Mamma mia, st'arma qua nuova, con la build che abbiamo appena creato, è diventata incredibile. Ecovillaggio. Qua non mi sembra che io possa accedere. Ok. Ecco, ti pareva. Perfetto, buongiorno. Guarda, ti ho sentito da là dietro. Cosa sei tu? Ah, un camminatore però con la stella cattiva. Mi dispiace. Ovviamente. Ok, pirulino verde. Ecco qua, grazie. E pirulino blu, che non ho idea di dove vada. Eccolo là, fatto. Un interruttore rotto, pensa un po' la fortuna. Dobbiamo versare dell'acqua lì, palesemente. E come facciamo, cari bambini? Ecco fatto. Però dobbiamo fare attenzione a non prenderci la scossa ora. Oh wow, una pistola mitragliatrice, blu tra l'altro. Ah, guardala qui dove era la tanica d'acqua. Attraversa l'elegante ecovillaggio fino a raggiungere il palco principale. Però io vedo un effetto o molto accaldato o vuol dire che c'è tipo una nuvola di gas. Ma non vedo nemici. Il che non è che vuol dire molto bene in realtà, eh. Oh, il tizio delle api. Sono dovuto uscirmene io per trovare un po' di larve di insetto. Grazie. Che queste larve sono uno degli oggetti collezionabili, tra virgolette, più difficili da trovare. Perché appunto sti qua non è che spawnino così facilmente. Il bavoso, eccolo qua. Scusami, ma levati tu. Lo so, c'hai ragione anche tu. Forse era meglio se... Vieni qua. Ecco fatto. Ah, però proprio farci colpire letteralmente ci prosciuga la furia molto velocemente. Sai che quasi quasi non è tanto pratica, forse. Contenitore a rischio biologico. Ok, larve di insetto. Qui abbiamo una cesta con all'interno un coltello militare, va bene. Vabbè, tanto mi respawna tutto nell'inventario poi. Più che altro magari contro nemici normali, o anzi, più che altro contro i boss. Mutilare non è una cosa così facile. Poi magari, oh, Eco Village. Eco Villaggio. Eco Village, more. Certo, like. Guarda qua. Quanto lusso in questa festa di hippie. No, a parte cazzate. Come dicevo, magari in una boss fight è più difficile mutilare qualcuno se non ci sono, che ne so, ordate di zombie. Magari allora sì, in quel caso è più pratico magari cambiare la carta con questa qua classica. Però qua dice uccidi gli zombie, mentre è questa quella che con gli attacchi ti permette di accumulare più furia. Però si consuma nel tempo. C'è sempre un pro e un contro con ste abilità. Che è stato? Madonna mia. Che è successo? Comunque hanno... Ecco fatto. Scusami. Dicevo, hanno praticamente fatto la sedia elettrica a sto povero Cristo. Povero Cristo forse una volta. Però aspetta, c'è una scritta qui. Final day schedule. Ah, si è suicidato. Porello. Anche perché, Dio mio, che giro si è fatto sto cavo. Che poi è un cavo dell'elettricità. Però c'era come fine un asciugacapelli tagliato a metà per appunto i fili. Cioè, mi pare un po' eccessivo il generatore per l'asciugacapelli. È stato? Ho sentito un grande grosso grugnito. Posso dire che non mi fido di quello?
Non lo so, mi sembrava sospetto. Mamma mia, che combo! E addio al muscolone. Un battipalo. Oh, ancora tu. Ma che palle, mamma mia. Sai che ti dico? Affanculo. C'ho la furia che si ricarica in una maniera terrificantemente veloce. Tu sei l'ultimo veramente dei miei problemi. Non penso sia unica quest'arma, vero? Non ne sarei sicuro, sai? Potrebbe essere. Sembrerebbe essere unica. Gli attacchi pesanti innescano un'esplosione traumatizzante che può scaraventare via gli zombie normali. Colpisci gli zombie traumatizzati per rigenerare la resistenza. Ecco, questo è il problema che mi ero posto l'altro giorno. Avere un inventario pieno di armi, se trovi roba unica poi da pigliar culo. Spero che riappaia, onestamente. Dobbiamo fare un attimo di selezione delle nostre armi. Sa tanto di zona boss fight questa, eh. Anche perché cos'è sta elica gigante? Guarda, lo sapevo. Aspettavo solo il momento adatto in cui uno zombie ci sarebbe buttato dentro, ti giuro. Aspettavo solo il momento più adatto. Ecco fatto. Mamma mia, la soddisfazione di tagliuzzare tutta sta gentaglia. Dove sei? Ah, giusto. Elettricità. Mi ero dimenticato. Forza, venite. No, tu devi restare qua. Dai, bello. E addio allo zombie. Mamma mia la soddisfazione che mi ha dato questa cosa. Ah, ma io mi sto divertendo qui ad ammazzare la gente quando oggettivamente io devo solamente andare qua. Ovviamente. Guarda, lo sapevo. Quanto lo sapevo. Dai, belli. Dai, vai là. Lo so che ce la puoi fare, forza. Ecco, madonna mia che bello. No, ho sbagliato. Perfetto, grandi. Forza Pine, portatemi un po' di gente. Dai, forza, forza. Ecco fatto. No, non ci devi finire tu. Forza gente. Tutti dentro la turbina. C'è quello esplosivo. Ecco qua. Via, 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 via. Dai, perfetto. Grande. Bravissimo. Che palle. Levati. Dai. Forza, forza, forza. Vieni. No. Non ci devi finire tu. Non ci devi finire tu. Forza, belli. Tutti dentro la turbina. Dai, vai, vai, vai. Perfetto, vai anche tu. Mamma mia. Quanto ci vuole per sta parte. Ok. Ma forse, vediamo se utilizzando magari proprio la nuova arma riusciamo a incastrarci dentro qualcuno. Forza. Perfetto. No, caduta. Vabbè, andata. Forza belli. Ancora un giretto, dai. Ne mancano pochini. Così però siete in troppi, forza. Anche i cadaveri funzionano, perfetto. Ma levati. L'importante è che ci butti dentro qualcosa. Oh, ed è andata. Sono caduto anche io però. Grazie. Oh, finalmente. È stata una bella parte questa. Questa mi ha proprio divertito. Mamma mia che schifo.
Grande grosso nemico? Vediamo. Guarda, non so perché, ma lo immaginavo. Guarda, lo immaginavo che sta poltiglia incredibile mi tirava fuori qualcosa oggi. Era messa troppo bene qua davanti. Piccolo grognito. Sì, ma Jay, sentire quello che sta succedendo dietro, no, eh? Oh, è un grande nemico tutto nuovo. Schifo. Madonna mia. E parla anche. Ma sono degli abomini che si rianimano. Oh cacchio. Guarda che in realtà sembra tanto una cazzata. Coagulio. Però a livello di trama sembra una roba veramente importante. Dove sono andati? Approfittiamone mentre ti stai ricreando. Ecco fatto, è il primo andato. Che ne dici se ti smaciullo per bene le braccette? Porca troia. Sti cosi fanno un gran male. Questi fanno veramente male. Cavolo. Aver fatto la nostra abilità di autofagia mi ha reso molto più fragile del previsto. Cacchio. È utile perché ci recupera un sacco di salute, ma non la recuperiamo durante i combattimenti. Il che comunque ha i suoi vantaggi e anche i suoi svantaggi. Ho tolto uno degli indicatori di autofagia. Vediamo come andiamo così. Però le esplosioni in modalità furia erano utili, cavolo. Una volta che prendiamo velocità, sta build qua diventa veramente potentissima, cacchio. C'è ancora qualcuno? Sì. Ecco fatto. And stay mushed. Il terzo incomodo. Sopravvivi al tuo primo incontro con i coaguli. Balla per me. Ah, siamo subito a un'altra missione qui, Rude. And concerning. Abbastanza preoccupante. Mi servirebbe un tavolo da lavoro, sai?